Teresa Mannino al posto di Isoardi e Clerici con tutti a scuola. Teresa Mannino con tutti a scuola 2017 sostituisce Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. Mattinata speciale quella odierna per il palinsesto di Rai 1, alle 1100, infatti, al posto di Buono a sapersi, il nuovo programma dedicato all'alimentazione e alla salute condotto dalla bella e brava Elisa Isoardi, andrà in onda il tradizionale spettacolo di inizio anno scolastico intitolato Tutti a scuola, condotto dall'attrice Teresa Mannino, la quale farà compagnia ai telespettatori della prima rete della TV di Stato fino alle 12.45 circa, occupando dunque per quasi un'ora anche la fascia oraria della prova del cuoco di Antonella Clerici, la quale andrà comunque in onda, in formato ridotto, dopo la fine di Tutti a scuola 2017. La trasmissione andrà in onda dalla scuola elementare Giovanni Falcone dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Taranto, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. Un lungo spettacolo di festa, che vedrà la partecipazione di numerosi personaggi appartenenti al mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo, della società civile e non solo. La trasmissione verrà trasmessa in diretta per quasi due ore, appunto dalle 1100 alle 12.45 circa, e potrà essere seguita anche via social commentando su Twitter con l'hashtag cancelletto Tutti a scuola. Tutti a scuola 2017 oggi su Rai 1 con Teresa Mannino, ospiti e anticipazioni. Con la simpatica Teresa Mannino, dunque, oggi alle 1100 sulla prima rete della Rai andrà in onda lo spettacolo Tutti a scuola, con il quale da anni la TV di Stato inaugura l'anno scolastico per tutti gli studenti d'Italia. E alla diretta da Taranto parteciperanno infatti numerosi studenti selezionati nelle varie scuole del nostro paese. Ospiti speciali saranno i quattro studenti della scuola più piccola d'Italia, situata in un paesino in provincia di Torino. Come vuole la tradizione del programma, a tutti gli alunni e le alunne che siederanno in platea verrà dato in dono uno zaino con dentro il kit fumetto di Geronimo Stilton, esplicativo della Convenzione dei diritti del fanciullo e della Costituzione italiana. I giovani spettatori troveranno inoltre, nello zaino, il manifesto delle parole ostili per sensibilizzarli contro l'uso del linguaggio dell'odio. Tutti a scuola va in onda dal 2000 e negli anni è stato condotto da vari volti della Rai, come Paola Saluzzi, Fabrizio Frizzi, che ha praticamente condotto quasi tutte le edizioni, Cristina Chiabotto e Giorgia Luzzi. Quest'anno è dunque la volta della bella e brava attrice Teresa Mannino, che aspetta i telespettatori, quindi, per le 1100 di oggi, dopo Storia italiana di Eleonora Daniele.